Ecco il lago. Ciao a tutti amici di Giri in Bici, oggi siamo a Castiglioncello e siamo insieme al mio amico Mauro Nannini e insieme oggi faremo un giro di 110 km e 1600 metri di dislivello. Andremo verso la riserva naturale di Santa Luce, dove c'è un lago che è stato scelto come habitat naturale da diverse specie di uccelli acquatici. Ci dirigeremo verso Casciana Terme, è un importante centro termale, e successivamente entreremo nel vivo della parte collinare, Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Monte Scudaio, luogo questo di produzione di vino, e poi riscenderemo verso Cecina, poi attraverso la strada litoranea rientreremo verso Vada e Rosignano Marittimo e poi fino ad arrivare al punto di partenza, cioè Castiglioncello. Siamo a fine gennaio e c'è già, cos'è, la mimosa? C'è la mimosa fiorita. Qui sul mare c'è vino. Bella zona, vada là. Si intravedono le pale eoliche dell'altro giorno, guarda. Eh sì, infatti questo giro si trova proprio in un'area che è vicina a quella del nostro giro precedente, della Valle Benedetta, e le pale eoliche sono appunto quelle comprese tra le colline pisane e quelle livornesi. Come sempre ragazzi vi lascio in descrizione il link alla traccia GPS per non perdervi su queste bellissime strade. Colline, percorso bello ondulato. Guarda! Ecco il lago. Lassù c'è la staccionata. Ed eccoci arrivati al lago di Santa Luce, che è un bacino che è stato realizzato tra il 58 e il 60 dalla società Solvay per creare una riserva di acqua dolce da utilizzare nelle lavorazioni chimiche del vicino stabilimento di Rosignano Solvay. È sorto questo lago dallo sbarramento del fiume Fine e di altri torrenti del luogo. È nel corso degli anni diventato sempre più importante dal punto di vista naturalistico, è diventato un habitat di elezione di parecchie specie di uccelli e dal 1992 è oasi Lipu e l'intera area nel corso degli anni è diventata vera e propria riserva naturale, la riserva naturale di Santa Luce.
E dopo l'oasi Lipu di Santa Luce riprendiamo a pedalare e ci troviamo subito dopo il lago di fronte a uno strappo impegnativo e non sarai il solo. Per tutto il giro affronteremo un continuo sali e scendi su queste belle colline. E alla sera registreremo sul nostro Garmin Sono simili, eh? oltre 1600 Avete metri di dislivello. dopo il lago di Santa Luce affrontiamo un tratto dolce, collinare. Davanti a noi le pale eoliche che avevamo già visto nell'altro giro, quello che ci ha portato alla Valle Benedetta, che si trova in questa direzione alla mia sinistra, e ora andremo verso Casciana Terme e poi, come dicevo prima, cominceremo a inanellare una serie di sali e scendi, di colline e di discese che mi ricordano un po', come stavo dicendo al mio amico Mauro, le crete senesi. Siamo arrivati al paesino di Santa Luce, che dà il nome al lago. Vai qua. Sì, di qua. Bisogna seguire direzione Chianni, Casciana. Qui abbiamo il pesce fresco, invece a Crespina avevamo l'ortolano. Strada molto piacevole, assolata anche d'inverno. Queste colline sono veramente spettacolari. La giornata, tra l'altro, è magnifica, come potete vedere, c'è un bel sole nel cielo. I panorami si descrivono da soli e il traffico è praticamente Sì, sono inesistente. più curate. Adesso di giorno è cattivo però, Sì. Mauro! Ehi! E niente, all'ingresso di Casciana Terme perdo il mio amico Mauro e spero poi che si accorga che io non sono dietro di lui e possa ritornare indietro verso il centro del paese. Allora, siamo arrivati qui a Casciana Terme, che è un centro termale. Qui dietro vedete appunto l'edificio delle terme e ci sono le piscine termali, vari trattamenti, benessere. E ora sto aspettando il mio amico Mauro che ha sbagliato strada. E vediamo un attimino, ci ricongiungiamo. Questa è intanto la piazzettina bellina di Casciana. Casciana, tra l'altro, eccolo, vai, Mauro, sto spiegando. Casciana, tra l'altro, è un comune unico con Lari, è entrato da poco tempo, da qualche anno, nella lista dei borghi bandiera arancione del Touring Club italiano. E abbiamo già visto una parte di questo comune. Nell'altro giro abbiamo visto appunto Lari con il suo bel castello dei Vicari nel centro storico. Ed è giunto il momento di rifocillarci un po' all'interno del Gran Caffè delle Terme,
che si trova proprio all'interno dell'edificio principale delle terme di Casciana. È nato nel 1823, nel primo stabilimento termale, poi reinserito in quello costruito successivamente nel 1870. All'interno si possono ammirare dei bellissimi affreschi in stile tra neoclassico e liberty. Siamo appena usciti da Casciana Terme, ci aspetta un tratto molto mosso in direzione di Chianni e poi successivamente Castellina Marittima, Riparbella e Monte Scudaio. Stiamo affrontando un tratto collinare che dal punto di vista paesaggistico è magnifico. Pochissimo traffico. Veramente, veramente bello. Siamo arrivati al paese di Chianni. Bellino. Sali e scendi, è dura! Noi siamo venuti da quella strada là, praticamente, quel serpente là. Siamo scesi giù dalla collina e siamo risaliti su questa collina che è particolarmente dura, c'ha alcuni strappi anche al 12% e oltre. Ora si va verso Castellina Marittima. Qua siamo sotto le pale eoliche che vedevamo all'inizio del giro. 500 metri di quota. Ecco il lago, guarda! Dove c'era prima? Il lago di montagna con la neve, guarda bellezza. Spieghiamo Peccato che c'è quella agli casa rossa amici lì. del canale, Che peccato che c'è bello. quella casa rossa lì, ma insomma. Per capirsi, là ci sono le montagne innevate, là davanti a noi c'è il lago dell'inizio del giro, alle nostre spalle ci sono le pale eoliche e laggiù c'è il mare, si intravedono le ciminiere della Solvay e Lontananza anche l'isola, vedi si vedono l'isola? le isole in lontananza e questo è spettacolare, forse uno dei punti panoramici più belli del percorso. Le colline tutto intorno, molto bello. Le isole dell'arcipelago toscano, davanti a noi. Siamo qui a Castellina Marittima. Tutto secondo programmi. È una bellissima giornata. Temperatura 14 gradi. Stamattina a Lucca era meno 1. Dopo Castellina Marittima ci attende un tratto fondamentalmente in discesa che ci conduce verso Rifarbella, che è caratterizzato da un bel panorama sul mare e da tratti ombreggiati dalla caratteristica macchia mediterranea. Ultima collina della giornata, ultima salita verso Monte Scudaio, zona di produzione del vino abbastanza conosciuta. È l'ultima, Mauro. Poi si scende poi tutto lungomare.
Senta, ma qualche informazione su Monte Scudaio? No, eh? Io la ringrazio e le auguro buonanotte. Dopo la visita al borgo di Monte Scudaio e dopo essere passati da Guardistallo e Casale Marittimo, dopo una bella discesa, eccoci finalmente arrivati sul lungomare. Siamo a Marina di Cecina, come vedete qui siamo accolti dagli ultimi raggi di sole della giornata. E ormai il nostro giro in bici volge al termine. È stato un bel giro di 116 km e 1600 metri di dislivello. Alla scoperta di un'altra parte dei territori delle province di Pisa e Livorno. Riserve naturali, colline, terme, uliveti, vigneti, borghi deliziosi e soprattutto lui, il mare. Una notevole varietà e ricchezza di luoghi che la bici ci ha permesso di gustare alla giusta velocità. Il clima mite di oggi e il sole ci hanno certamente facilitato la pedalata. Bene ragazzi, vi aspetto numerosi sul mio canale, se apprezzate i miei giri e le mie scoperte di borghi e di luoghi meno conosciuti, ma comunque molto interessanti, non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un like. Nuove cicloavventure, nuovi itinerari, nuovi giri sono in cantiere. Buone pedalate a tutti!